Ma sì, io provo a rispondere un po' a queste citazioni che sono venute intorno a due parole, due concetti. Il primo è quello della credibilità, che è stato più volte citato. Il secondo è quello del timing. Io uso la parola in inglese non perché voglio essere anglofono, ma perché timing vuol dire di più di tempo, vuol dire il tempo giusto nel momento in cui si prende una decisione. E queste due cose secondo me devono essere legate. Perché vedete, noi spesso seguiamo i reni sul mercato, no? Lo dicevo anche ieri sera dentro l'intervento, sappiamo, andamento delle borse, crollo, abbiamo bruciato 160 miliardi, subito il panico, il contagio. Però nessuno mi dice il giorno dopo se c'è un rimbalzo tecnico, aumento della borsa abbiamo guadagnato 100 miliardi. Perché? Perché è molto più utile, cioè da un certo punto di vista, spostare la pancia delle persone piuttosto che parlare alla testa. Noi ormai utilizziamo il termometro della fiducia sullo spread, e però vorrei darvi il segno di un altro spread che noi non guardiamo, che è quello della fiducia, quello che stiamo depauperando, per esempio il valore dell'Unione Europea. Se io, andando nelle scuole, visto che prima si parlava di educazione finanziaria, poi l'educazione si fa nelle scuole, andando nelle scuole, parlare in Europa, decenni fa i ragazzi avevano un livello di fiducia dell'istituzione europea altissimo, circa l'80%. Oggi, e ve lo posso testimoniare, quando vado adesso alle scuole, quel livello si è bruciato, qui sì, come media, però reali, al 20%. Abbiamo bruciato 60 punti di fiducia nelle nuove generazioni sull'Europa. Perché? Perché per la mia generazione, per la generazione Erasmus, l'Europa era quella che batteva i muri. Per loro, per i ragazzi di oggi, l'Unione Europea è quella del muro di Orban, è quella che muro li crea, quella dell'Ungheria. Perché dico questo? Perché il tempo, c'è un tempo giusto per fare delle scelte, non ci sono delle scelte giuste per ogni tempo. Il momento giusto per fare un'unione bancaria e un'unione di mercati che avrebbe dovuto portare al governo europeo dell'economia era il 1992, era Maastricht, era lì il momento in cui dovevamo fare delle scelte. Provare a farla oggi è controproducente, perché non abbiamo più quel livello di fiducia. E questo ci deve portare a un altro discorso, che è quello della lungimiranza, quando si assumono delle responsabilità di fare delle scelte politiche. Se Kohl non avesse in qualche modo appoggiato l'idea del andare avanti soprattutto nel muro di Berlino e avesse pensato alle elezioni, oggi non avremmo avuto la Grande Germania. Però Kohl ha perso le elezioni, ricordatevelo sempre. Oggi, se voi sentite la discussione sui giornali, e sapete che c'è un giudizio che la Commissione Europea dovrà fare sul bilancio italiano. Ecco, è un po', se vogliamo, da rappresentazione teatrale la discussione che viene fatta ai giornali. Sembra quasi che noi abbiamo un Presidente del Consiglio antipatico che batte i pugni sul tavolo della Commissione Europea, che fa il contabile e dice questo sì e questo no. Non è così. Dobbiamo far capire alle persone che non si sta ragionando semplicemente di contabilità. Il giudizio della Commissione Europea è un giudizio politico. E per questo ci vuole della discrezionalità. Qual è il problema? Il problema è che si può aprire una nuova, per esempio, manovra finanziaria nel caso di sforamento del deficit pubblico eccessivo. No, il problema è un altro. Il problema è che ormai abbiamo dei sistemi che non si fidano delle scelte dei governi quando andiamo vicino alle scadenze elettorali. Questo è il tema. Se non ci sono delle riduzioni imposte adesso, che noi siamo sotto scadenza elettorale, figurati se ce le imporranno quando saremo a scadenza elettorale. E allora la lungimiranza deve diventare uno dei parametri per cui fare le scelte. Quindi rispondo alla tua domanda. Chi ci vuole fare fallire? Non c'è, io non sono uno di quelli che tende a seguire il tema del complottismo internazionale, c'è qualcuno che ci vuole far fallire. No, siamo noi che siamo incapaci di assumere delle decisioni di condivisione dei rischi, di condivisione delle scelte nel lungo termine, perché pensiamo troppo al breve termine, al domani, alla monetizzazione in termini di consenso delle scelte che facciamo. Perché se fosse stato vero questo, probabilmente, e molto dell'inghippo secondo me, anche sul tema dell'unione bancaria nasce da lì. Quando la Commissione Europea doveva fare delle scelte, per esempio sulle procedure di disavanzo pubblico di alcuni paesi, le doveva fare nel 2003,
attraverso le procedure di infrazione, quindi i meccanismi giurisdizionali che riguardavano non la Grecia, non la Spagna, non l'Italia, ma la Francia e la Germania. Essere stato debole con i forti allora e forte con i deboli dopo ha minato la credibilità. La stessa credibilità che oggi si fa fatica ad avere nel momento in cui deve avere un governo europeo dell'economia. E chi sta svolgendo oggi questo ruolo? La Banca Centrale Europea, un'istituzione che non ha questo compito, che non ha il compito di scrivere le lettere su come dobbiamo fare la riforma del mercato e quanti dipendenti pubblici dobbiamo avere. Cioè, e concludo, riusciremo a ricostruire questa credibilità nel sistema anche bancario finanziario se riusciremo a ricostruire la credibilità nel sistema istituzionale politico europeo. E su questo ci vogliono governi nazionali che pensano meno alle scadenze elettorali che hanno e più a quello che è un tema sul quale forse andrebbe riportato il tempo un po' e la gente poi dietro al tempo.